Cioè, se l'aveva qua. Cioè, no, ma è casuale. È assolutamente casuale. Quanti pezzi abbiamo? 10. Però ne abbiamo due che hanno fatto stasera, uno che dura 9 minuti. E più altri due. Figata. Live dura un'ora, il nostro live è un'ora, diciamo, come dall'inizio alla fine un'ora. Anche perché di più in questo momento non ce la facciamo fisicamente. Però non ha senso suonare. Per me un'ora è sempre la notte. C'è il punto che magari poi c'è un pubblico che conosce i pezzi, che vuole sentire un'altra cosa. Lui non ha tanto bisogno di farsi capire. Cioè, secondo me comunque quello che arriva a livello timbrico, a livello non necessariamente deve essere capito parola per parola. Questa è una cosa che hai se sei già comunicativo. È tanto, no? Cioè, c'è bisogno di capire tutte le parole, hai dei ganci, e questo non lo so. Ascoltate country, roba di Nashville, Doors, esatto, roba psichedelica anni 60. Non abbiate paura né vergogna. Bisognerebbe tipo fare un periodo in cui smetti di ascoltare qualsiasi tipo di musica. Sì, questo è l'ottima idea. Ma se no tende a riferirti, tende a riferirti molto. Per me. Sì, questa è una buona idea. Però noi lo facciamo ogni tanto, e non ascoltare un cacchio per mesi, per non rimanere troppo influenzati dalle cose che ci piacciono. Poi le influenze, le pezze ce le hai, ce l'hai dentro. Però intanto c'è il tuo carattere. C'era lì qualcuno con l'organetto americano. Non è che dovete inventare un nuovo genere di cose, semplicemente niente, che è fuori un po' staccarci un po' la personalità che avete, cioè ce l'avete, che li diventi a tratti esce, a tratti c'è e dici ok, e poi torna. Cioè, registratevi più spesso possibile, ascoltate le cose che fate più spesso possibile, questo vi serve sia tecnicamente che a livello di giudizio su come componete. E poi fate sentire la roba anche a gente che non ascolta le vostre cose, che magari che merda eccetera eccetera è il motivo per cui è una merda, può sempre servire. Sì, sì. Siete abbastanza forti da pigliarvi vagonate di merda, secondo me può sempre servire per capire quello che è veramente potente, trascende il genere, trascende l'ascolto e capire che cosa sviluppare. Poi va bene, grazie mille, crepi. Ciao ragazzi. Ciao Manu. Ciao. Avevate il fumo voi per bastare. Ha dovuto sbagliare con i pedali perché non ho visto più un cazzo. Cioè, proprio sul avete pedaliera. Vinto per il fumo. Il fumo vi ha fatto vincere. Ah, i lanumi, quelli col fumo.